Sembra un barboncino. Ciao, come state? Io mi sto sistemando e volevo farlo con voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Chi è che faceva? No, Chiara Facchetti, una che seguivo su YouTube, faceva sempre "Ciao a tutti!". Vabbè, niente. Volevo fare questa live totalmente a caso perché non le faccio mai. Quindi ho detto, ma sì, facciamola. Tra l'altro, cosa bella, mi è arrivato il ferro di GHD per fare i boccoli, ma non so farli. Quindi, non lo so se provare a farli già oggi o se farmi i capelli lisci. Mi sa che opterò per i lisci perché altrimenti non mi salvo più. Però, aspetta, che lo prendo. Mi è arrivato questo ferro qui. Strafigo, c'è proprio il ferro, questo qui proprio per i curly hair. E niente, devo imparare a usarlo assolutamente perché voglio imparare a farmi le onde. Io amo le onde fatte col ferro, però mi sa che oggi non ci provo perché altrimenti so già che esce un casino, mi deprimo, piango e basta. Quindi me li farò lisci. E niente, ora sto mettendo la ciprietta. E voi come state? Cosa mi raccontate? Vi piacciono le mie unghie un po' zarre? Che ridere. Ho visto che c'erano tipo i charm della corona, ho detto per forza, cioè come posso io, Vale Vedovatti, simbolo corona, non metterlo? È un po' invadente, un po' grande, però insomma. Vale, avevi detto che entro marzo avresti fatto la maratona, non l'hai più fatta, quindi vogliamo la penitenza. No, ragazzi, io sono iscritta alla mezza maratona, però per il Covid l'hanno spostata da marzo a maggio. Quindi la faccio, cioè iscritta mi sono iscritta, semplicemente l'hanno spostata per il Covid, quindi non potevo andare lì a dire ragazzi, fatela a marzo perché Vale Vedovatti ha detto così. Quindi insomma, questa è un po' la situa. Ma con le unghie non ti incastri? Sui capelli questo qua è strafastidioso perché tipo si impigliano un po'. Prima mentre facevo la doccia mi ha causato un po' di problemi, però ci stanno. Ero un po' scettica appunto perché è bella, bella grande, bella invadente sta coroncina. Però vabbè, ho detto, cioè, sono delle unghie. Facciamolo, sta pazzia. Allora, ragazzi, ho fatto una base molto intra. Le mie sopracciglia ormai non devo più toccarle perché sono microbladingate. E adesso vado di un capello. Vado di blushes. Fatemi domande nel frattempo. Comunque io ho tipo 700.000 prodotti, ma uso sempre gli stessi per truccarmi, perché poi quando sperimento cose nuove faccio casini perché magari il colore non è giusto, eccetera. E quindi poi mi deprimo perché perdo tempo, devo togliere tutto e non mi sta bene. Quindi niente, uso sempre le stesse cose. Come va con la patente? Allora, domani arriva mamma Gabi a Milano, se tutto va bene. Sgretu, dobbiamo andare al gatto stasera? Stasera, se volete, si può organizzare. Io ci sarei. Comunque, domani in teoria arriva mamma Gabi a Milano, cioè senza in teoria arriva, così siamo un po' insieme. E poi pensavamo anche di fare il tatuaggio. Non ho capito se alla fine c'è posto o no, quindi mi informo in giornata. Però se tutto va bene, domani facciamo anche il tatuaggio insieme. E poi salgo con lei in Svizzera questo weekend per fare un po' di guide perché dovrei avere la patente tra poco e soltanto che essendo in Italia sempre non posso fare guide qui perché ho il patentino svizzero. Perciò devo salire questo weekend, guidare un po'. E poi questo weekend c'è anche il carnevale vicino a casa mia perché dovete sapere che in Svizzera il carnevale si festeggia in modo molto diverso dall'Italia. Cioè, qui a Milano il carnevale non lo sento per niente per quanto riguarda i giovani, i ragazzi. Si festeggia, per esempio, a Venezia molto in grande, però è un tipo di carnevale diverso, è molto più culturale, diciamo, qui, per come l'ho visto io. E invece da noi in Svizzera italiana il carnevale è proprio, cioè, il momento più atteso dell'anno dai ragazzi, praticamente solo, perché è un momento di festa. Cioè, da noi c'è il capannone.
dove tutti vanno travestiti, tutti si conoscono del paesino, c'è la musica, è proprio come una festa, tra virgolette, in maschera, ma è super gettonata, cioè è una cosa che tutti vogliono fare. E invece qui non l'ho notata tanto l'aria di carnevale, mentre io mi ricordo quando ero anche alle medie, così mi impegnavo un sacco per creare costumi, li creavo proprio io, cioè prendevo dei vestiti, li tagliavo, ho fatto Elvis Presley, dovrei avere ancora le foto, quando torno a casa ve le faccio vedere quando torno in casa, insomma, in Svizzera. Tipo ho fatto Elvis Presley con i pantaloni tagliati da me, ho fatto ladro, mucca, ho fatto un sacco di cose, pipì calzelunghe, ho fatto un sacco di travestimenti super fighi e c'erano anche proprio i concorsi dove ci si poteva, tipo, si poteva sfilare e ti davano i voti per il vestito migliore. Purtroppo qua questa cosa del carnevale così non l'ho notata tanto. Quindi niente, altre domande. Vogliamo le foto? Appena la trovo, sì. Ok, ora mi sto mettendo un po' di blush per cercare di colorarmi un po' la situa. Ma si possono condividere le foto? Sì, perché alcune foto del carnevale le ho in realtà. Adesso cerco di trovarla. Però alcune foto del carnevale le ho. Quella da Pippi Calzelunghe mi pare di averla. Aspettate. In qualche cartella. È che io ho tipo, raga, ho 96.000 foto. Quindi sono messa un po' male perché ne ho veramente troppe, però qui dovrei averne una. Aspettate, quella da Pippi, ce l'avevo quella da Pippi. No, ho quella da clown, però anche senza maschera lo sono, quindi vabbè, questa qua è quella da clown, però ne ho un sacco a casa, poi ve le trovo. Fantastica. Come si toglie? Non sono capace a fare le dirette su Instagram. Interrompi la condivisione. Fortissima! Si fa le dirette, falle la sera. Ma la sto facendo totalmente a caso. Non ho nessun topic preciso. Semplicemente mi sto un attimo sistemando, che poi voglio fare un po' di TikTok, un po' di cose, un po' di contenuti for you guys. E pensare in ti beve, però quando bevo sembro letteralmente un barboncino. Odio i capelli dopo la doccia. Oppure in estate sono belli, però se la devo piastrarli. I tour quando iniziano? Ho qualcosa in serbo di cui ho parlato anche ieri, molto bella, molto bello, però non ho niente di preciso ancora. Ciao Andre! Ci sei stasera a Milano? Io come te. Ma le domande qua ci sono. Io vi giuro, sono una schiappa con le dirette. Che fai oggi? Oggi mi sistemo, faccio un po' di contenuti, poi devo andare in ufficio. E niente di preciso oggi. Devo anche studiare. Tra settimana prossima ci sono le prove Invalsi, raga, le prove Invalsi per la maturità. Io come sopravvivo nella mia vita? Come faccio? Non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Però non vedo l'ora dell'università. Non so perché, ma mi sono decisa. Ero molto scettica sul farla o non farla l'anno prossimo. Però sono decisa che voglio iniziarla perché ne ho bisogno, boh, mi ispira tanto, quindi l'anno prossimo sono gasata di fare l'uni. Cioè, devo fare anche i test d'ammissione in realtà prima, però già il presupposto che ci sia la voglia è buono. È buono, è buono. Comunque le unghiette, lo so. So che si staccheranno tipo subito, però vabbè. Anch'io le dovrò fare però a maggio, ma non sono tutte a marzo le Invalsi? Ah, magari per le medie? In che senso all'università? E come? Come no? Perché no? Ok. Tu e la mamma Gabi avete deciso che tatuaggio fare? No, raga, vi faccio vedere le foto e mi aiutate a scegliere. In realtà,
Mamma Gabi non aveva un'idea precisa, io neppure precisissima. Vi faccio vedere. Le ho mandato un paio di opzioni e a lei piaceva, adesso ve la giro. A lei piaceva. Dove cavolo è? Ho troppe foto! Capaletta, allora. Andiamo in screenshot istantanee. Io devo fare pulizia, ma non trovo niente. Istantanee. Where are you from? Istantanee. Niente, istantanee spariten. Recenti. Ma non le ho screenshotate tanto tempo fa, devono esserci per forza. Allora, ah, eccole. Allora, questo qui è quello che piaceva mia mamma. Quindi due cuori sul polso, così, insomma, abbastanza fini. Qui. Secondo me, carino ma banale. Cioè, nel senso, cuore così è un po' visto e rivisto, no? Cioè, secondo me, carino ma senza troppo significato. Non lo so, non mi piace ma. Secondo me c'è di meglio, però a mia mamma piaceva questo. Come posizione mi piace in realtà, e anche come semplicità, perché comunque voglio qualcosa di semplice, perciò non è malissimo. A me piaceva di più, ora ve lo mostro. Ah, sono un disastro, troppe foto. Ecco, a me piaceva di più una cosa tipo questa. Messo però dall'altro verso, però qualcosa di complementare, perché quei due cuori potrebbe averlo anche Gianna Maria del Messico e abbiamo lo stesso cuore. Invece questa è una cosa che si completa, diciamo, e vabbè, non messo per così, ovviamente, però come senso è carino perché c'è il sole, c'è la luna, tra l'altro io ho il sole anche qua dietro il collo, con scritto Live by the sun, love by the moon. Io ho fatto il cuore qui dietro. Che ha tanti significati, ma uno è anche, insomma, per mia mamma un significato del cuore che ho qua dietro, perché è un po', insomma, il mio punto di riferimento, il mio sole. E quindi se lei si facesse Live by the Sun, la parte del sole, e io ce l'ho qui sul collo, e io la luna, Love by the Moon, secondo me potrebbe essere carino. Bello anche il tuo, non mi sembra molto da Gabi, ma ci sta il senso e il significato. Ok. Stupende, magari senza le scritte. Valeria al polso fa un casino di dolore. Secondo me no, perché mi dicevano la stessa cosa di qua, della costola, e a me non ha fatto per niente male. Cioè io ridevo, perché mi faceva solletico, ridevo. Quindi secondo me non fa tanto male il polso. Però vi dirò, il microblading alle sopracciglia mi ha fatto un male. Atroce, vi giuro, però ne è valsa la pena perché è, cioè, bellissimo e mi piace un sacco. Però un male perché non è colore, semplicemente non so se si veda, no, non si vedrà mai. Ma il microblading sono dei piccoli taglietti tipo con un taglierino e poi colorati. Quindi, cioè, ho dei tagli sulle sopracciglia di fatto. Però comunque tatuaggio non ho paura del dolore. Quindi, raga, vi piacciono quelli lì? Oppure una scritta? Ci sono dei font che ho salvato molto belli, però bisognerebbe capire che scritta, perché anche lì a me non piacciono le cose troppo banali. Cioè, scrivermi always o sunshine, cioè, dovremmo scrivere qualcosa di un po' con qualcosa di preciso, capito? Bello, ma con le scritte un po' pasticciato. Comunque, questi font sono bellissimi. Molto belli. Però appunto non mi va di scrivere la solita cosina. Cioè io ho fatto tre tatuaggi e tutti e tre hanno un messaggio, cioè un significato importantissimo. Tutti e tre. Questo, questo e questo. Quindi non mi va di scrivere buongiorno sole a casa, sole cane, capito? Quindi per quello volevo trovare qualcosa di. Io vorrei mettermi l'eyeliner, però sparisco dallo schermo perché devo avvicinarmi. E quindi,
tipo qua. No, non ce la farò mai a metterlo da così lontano. Potreste fare Valeria Gabi tipo con la vostra calligrafia. Buongiorno sole! Mia madre si è fatta al polso la firma di mio nonno. Non c'entra nulla, ma magari ti fa da ispirazione. Una cosa molto bella è anche fare un tatuaggio con la calligrafia dell'altra persona. Quello mi piace veramente tanto. Però, vabbè. Vedremo, ragazzi, vedremo la vita. Cosa ci dirà? Scusate, ma momento concentrazione eyeliner. Sto iniziando a metterlo un botto spesso. E mi piace una cifra. Ecco così, carino. Caruccio! Io e mia madre ci siamo fatte un piccolo nel dito. Sì, io voglio fare comunque tatuaggi in posti poco evidenti. Tipo, vabbè, polso, se è piccolino ci sta anche, però quelli che ho non si vedono neanche la maggior parte del tempo, perché sono qui, dietro i capelli e qui sotto. Perché, boh, non voglio che possano in qualche modo non stufarmi, perché sono sicura che non mi stuferanno questi. Però, visto che mi piace lavorare anche con la mia immagine, mi piacerebbe in un futuro comunque continuare a lavorare con la mia immagine, eccetera. Se ci sono tatuaggi troppo evidenti, magari possono dar fastidio, possono essere un po' così. Stefano Cacciatore, che mi scrive: mi hai rotto le palle. Vai via! Grazie. E quindi basta. Non farli troppo grandi, no, no, non mi piacciono grandi. Dopo l'esame di maturità, che farai? Che senso avrà il tuo futuro? Che ansia la parola, che senso avrà il tuo futuro? Non ha senso neanche il mio presente, figurati se so che senso avrà il mio futuro, però mi piacerebbe fare l'uni e niente, l'uni e poi continuare ovviamente con le mie passioni, sperando che possa continuare a coltivarle, ecco. Mi fa troppo ridere, raga, il fatto che prima ho risposto ad una persona che mi ha detto mi hai rotto le palle, gli ho risposto per scherzare, e allora le persone stanno iniziando a scrivere nei commenti, tipo, tra virgolette, insulti o cose del genere, per farsi rispondere. Fa straridere sta cosa, perché finché io non caco le persone che mi scrivono cose, nessuno le scrive praticamente. Se appena leggo un commento negativo, tutti iniziano a scrivere cose solo per farsi notare. Una cosa strastupida. Cioè, sveglia. Quando posti i vlog di Tenerife, sono da editare, però ce li ho. E anche per YouTube sto elaborando cose belle. Soltanto che in questo periodo, anche tra la scuola, che ho le prove invalsi tra poco, sono pienissima. Però vabbè. Mia sorella si è fatto un tatuaggio dietro il collo. Anch'io. Niente, raga, io mi sa che chiuderò questa live fatta a caso, perché non riesco a truccarmi mentre parlo, perché altrimenti sparisco dall'inquadratura. Niente, volevo semplicemente salutarvi. Giochi a Heyday. Raga, ma cos'è tutta sta cosa con Heyday? Cioè, vi giuro, Heyday sta spopolando, vedo tutti con Heyday. Io ci giocavo alle medie, giocavo a Pooh, Heyday, Running, Subway, quello dove devi correre, tipo saltare sulle monete. Adesso è riesploso Heyday, così tutti col grano. Però è bello, mi piace. Oppure giocavo un sacco anche quello degli hot dog, dove devi fare tipo gli hot dog straveloce. Oppure Springfield, quello di Simpson. Insomma, adesso io non gioco più a nessun giochino sul telefono, quindi non mi dispiace. Non posso essere come voi per quanto riguarda i dei. Niente, raga, io vi saluto, vi mando un bacio e ora faccio tanto qualche storia. Volevo giusto salutarvi mentre mi preparavo.